più grande chef, uno dei più grandi in assoluto che abbiamo in Italia per quanto riguarda. Eccolo! Ciao Moritz! Ciao, ma dov'eri? Ma cavoli! Ma che figo che sei! Grande! Sì, sono Grandissimo! a casa, guarda, faccio vedere la visuale che c'ho. Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! E quindi, sai, vedi il mare, ti passa un po' meglio, ecco. Grande, Anche vero? se sto studiando, perché adesso da venerdì farò un delivery con i piatti di Anicò. Ma E dai! quindi venerdì, sabato e domenica, sì, qui nel comune, non ti credere. Però giusto per stare così in Senti, allenamento. allora, tu hai scritto una lettera, però prima di passare una lettera che mi ha anche emozionato, mi ha emozionato perché chi ti conosce legge in quella lettera la tua verità spirituale e la tua verità professionale, ma non solo la tua, quella della Madonnina, quella tua, di Marielle, del tuo ristorante, di Luca Badir, di tutti quelli che lavorano con te. Ed è Certo. veramente una lettera profonda. Guarda, è stata corta, non è lunghissima. Non ci si annoia perché in 5 minuti si legge e ti garantisco che io l'avrò letta almeno 10 volte. Perché quando finisci, guarda se ti racconto, l'ho stampata, l'ho screenata. Ho cercato, Moreno, di evidenziare magari delle parti essenziali. Poi mi sono reso conto che l'ho evidenziata tutta in pratica. Quindi leggendo la lettera bellissima. Però prima volevo parlare un attimo di uno dei tanti libri. Questo è un libro storico. Sì. Sì, Sushi, vedete com'è? Sushi più che mai all'italiana. Come nasce il connubio fra la magia della Madonnina e la grande maestrità di uno chef hai come detto tu te? una cosa importantissima, è l'umiltà, quindi l'umiltà di capire i tuoi limiti. Quindi io ogni volta che capivo i miei limiti, e poi cercavo di andare oltre. Quindi la mia vita è stata sempre così, ho fatto sempre piccoli passi per andare avanti, per affrontarne altri. Tu Quindi ti arrabbi mai? Perché io non ti ho mai visto arrabbiare. sì, no, beh, è normale. Tu hai visto mai un giocatore che non si arrabbia, un allenatore che non si arrabbia? È normale arrabbiarsi. Cioè, È anche normale subito riprendere in mano le situazioni, ecco. senti, ma il tuo rapporto con la carne? Ma a me piace un casino cucinare la carne, tanto che poi in carta c'è un piccione incredibile e abbiamo nel tunnel, nel laboratorio di ricerca e sviluppo, una cella di maturazione dove facciamo maturare questi piccioni, e ho anche un'altra cella di maturazione dove avevo già a febbraio iniziato tutto un lavoro sulle maturazioni del pesce, Ma pensa. che naturalmente adesso si è interrotto, ma appena ricominceremo riprenderà, ecco, perché volevo Frollatura del sviluppare. pesce. Volevo sviluppare questa cosa che già in Spagna è già iniziata e vedere l'evoluzione di questo pesce nell'arco temporale, quindi cosa cambia, cosa migliora, cosa peggiora e fino a dove può arrivare. C'è lettera aperta al cliente che verrà. E inizia così. C'è un pensiero positivo che permane, no, che permane le mie giornate. Un pensiero impaziente, speranzoso, curioso e vivido. È l'immagine del primo ospite che varcherà la soglia della Madonnina una volta che tutto sarà finito. Fotogrammi dell'emozione del cliente che verrà. Sì, c'è un'attesa che ricordo molto bene, che fu l'attesa di 36 anni fa, quando il 24 di aprile del 1984 aspettavo il primo cliente. E immagino che sarà lo stesso, sarà la stessa emozione, ecco, perché non hai certezze, aspetti, verrà come verrà, quando verrà. E quindi ecco, me l'immagino come quella, come quella volta lì. È incredibile. Poi continuo. L'accoglienza sarà la stessa, sofisticata e discreta. Il sorriso di Mariella, sempre lì. Il team della Madonnina avrà pensato a tutto, allestendo i tavoli, con la mise en place. Le grandi vetrate faranno il resto, regalando all'ospite una vista mare mozzafiato, come sempre. Senti, salutiamo. Tutto così uguale, tutto così diverso, per chi ora può guardare la realtà con occhi nuovi. E vedo una realtà fatta di valori e lavoro, e vedo il valore che c'è dietro la comunità che lavora.
tutto resta uguale per chi negli anni ha donato tempo e dedizione nella costruzione della propria opera, per i professionisti che hanno dato forma a una passione confezionando la propria creatura e ne hanno avuto cura sempre. Le attenzioni erano già tante, quindi non cambieranno assolutamente, anzi andranno ad aumentare, anche perché hai visto con queste restrizioni nelle distanze sicuramente avremo meno persone da mettere nel ristorante, quindi queste persone avranno ancora più cure, ancora più attenzioni. Quindi siamo lì che prontissimi. Tu pensi? Sarà diversa la suggestione che proverà il cliente che verrà, diversi i suoi occhi che saranno capaci di guardare oltre. Oltre al legno di cedro dei tavoli in sala, lì ci sarà l'immagine dell'artigiano che li ha prodotti. Oltre l'impiattamento, soggetto fotografico ideale, lì ci sarà lo chef con la sua arte. Ci sarà ancora più a fondo la materia prima e il suo territorio che hanno tanto da raccontare. E ci sarà l'uomo che di quel territorio ha avuto cura. Soprattutto anche il cliente verrà con questo spirito nuovo, no? Prima magari quando veniva in questa tipologia di ristoranti era un pochino più rigido, no? Sai, aveva molte aspettative, quindi stava più sulle sue. E adesso viene sicuramente con uno spirito diverso, uno spirito più profondo, dove va oltre, il piatto va oltre la foto che farà, ecco. In quel piatto vedrà queste sfumature che gli faranno vedere il prodotto in maniera diversa, potrà arrivare al produttore, ecco, potrà vedere più cose sicuramente. E ci sarà silenzio e ci saranno anche tante parole, pensieri profondi lavorati. E ci sarà l'eco della paura covata tra le mura domestiche, sempre più sibillante e meno nitida, sostituita dal suono della voce rassicurante della normalità ritrovata. Quindi ci sarà una normalità ritrovata, Moreno, no? Sì, sì. Ci vorrà un pochino per arrivarci, secondo me non arriverà subito. Quindi i primi tempi saranno un po' di transizione, però che ben vengano, ecco, perché vorrà dire che siamo su una fase di miglioramento, ecco. Il fiducioso augurio è questo: cliente che verrà, che tu possa trovare il tuo ritorno una normalità più consapevole del suo stesso valore, manifestazione concreta di una memoria storica riemersa grazie ai professionisti che ne faranno da portavoce. Una realtà fatta di persone e relazioni fondamentali, di unione e coesione. Io sarò lì ad aspettarti, con lo stesso stato d'animo di 36 anni fa, quando il 25 aprile 1984 attendevo il primo cliente alla Madonna del Pascatore. E qui citi sia Mariel che Luca Badir, che io conosco e che saluto molto volentieri. Bene, bene, bene. Moreno. Infatti adesso con Luca faremo questo delivery, vediamo così, per stare un po' attivi, no? E vediamo come va, ecco, indipendentemente da come andrà sarà un successo, perché comunque ci sgranchiremo le ossa, no? Faremo un po' di allenamento. Che poi, conoscendo Luca, è uno di poche parole e di tanti fatti. Sì, sì. Perché, no, il posto più straordinario che tu abbia visto nella tua vita, Moreno, a livello complessivo, nel senso per cibo, per colori, per originalità, per gente, per tradizione, per religione, per mentalità? Guarda, sicuramente ne ho due. Uno è l'India e uno è il Vietnam. Due situazioni uniche, ripetibili. Nell'India quello che vedi lungo il Gange a Varanasi, vedi delle cose veramente che ti fanno accapponare la pelle. E in Vietnam ero andato col pregiudizio che i vietnamiti fosse sempre stata colpa di loro, sì, le guerre così, E invece ho capito che tutti li hanno sempre voluti dominare, quindi loro con caparbietà si sono sempre difesi, quindi ho capito anche queste cose umane, oltre a un livello di sapori di cucina, il piccante. Io prima avevo un po' timore del piccante, poi ho capito l'importanza di quel piccante che ti arriva e poi quasi ti saluta e riparte, ecco. Quindi veramente degli insegnamenti molto importanti che percepisci solo viaggiando. Quindi adesso che dovremmo rallentare un po' i viaggi e queste cose, questo forse sarà
quel qualcosa che mi mancherà. Ecco, ecco l'India, concordo con te, anche io ho vissuto un'esperienza, fra l'altro, in occasione di quella settimana. Io fra l'altro devo anche ringraziare te, oltre che a tutti gli amici, per avermi accolto negli ambasciatori del gusto da quest'anno con te e tanti altri, e quindi ero andato per quella settimana lì a Mumbai e ho avuto delle emozioni emotivamente molto 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 forti, nel bene e nel male. Quindi l'India, sono d'accordo con te, è qualcosa che è un po' un mondo suo, un mondo tutto particolare, anche, sì, anche molto rispettoso, però passi dalla povertà alla ricchezza in un battito d'occhio senza, sì, neanche sapere. Sì, una ricetta dove metti carne e pesce insieme. Ah, vabbè. Ma no, ce n'ho una storica. Vabbè, una storica e una nuova che ti viene in mente adesso. Ce n'ho una storica che è praticamente cioè mille foglie di coda di rospo e coniglio, ecco. Questo è stato, ti parlo di storico, ma erano forse il 95-96, erano quegli anni lì. Quindi era un abbinamento. Poi sai, qui davanti si usava la stessa cottura, no? Per la carne e per il pesce. Quindi il pottacchio era questo intingolo con rosmarino, aglio, vino bianco e pomodoro, e andava bene sia per il pesce che per la carne, perché chi viveva a lungomare aveva anche gli animali da cortile. E quindi certo, era una cosa molto interessante. No, quello e che carne e pesce, guarda, a me piace molto... Ti posso fare un filetto di manzo con i calamari, sta benissimo, una salsa di funghi. Ma è buono anche, sai, quando fai lo spezzatino di carne con le patate e certo, un po' di spezie così, ci aggiungerei verso la fine anche dei dadi di tonno. Quindi farei uno spezzatino misto manzo e tonno, ecco. Avevo anche fatto, c'era un piatto molto carino che si chiamava Paul and Paul, quindi pollo e polpo insieme, e andavano anche loro. Visto anche, bello. Sì, anche loro andavano d'accordo, quindi ci sono tantissime possibilità, tantissimi abbinamenti da esplorare, quindi l'importante è andare a vedere le loro consistenze, i loro sapori e unire gli uni e gli altri. Sai, il sushi, quello con il sushi selvaggio, con la selvaggina, quindi addirittura lì c'era arriciole e capriolo. Incredibile, sì, c'erano i moscioli di Portonovo col cinghiale e c'era il baccalà con la lepre, un abbinamento incredibile, spettacolare. Baccalà con la lepre, spettacolare. Sì. Senti, il tuo vino preferito? Guarda, cioè, ti avrei detto lo champagne, però adesso bisognerebbe bere un po' meno straniero. E io direi, come bianco, i nostri verdicchi qui di Cupramontana o Matelica sono buonissimi, quindi andrei su un buon verdicchio, ecco. Ecco, io invece da buon Veneto friulano, Amarone per il Veneto è un classico friulano, un friulano per la Friuli-Venezia Giulia, anche di Bollaciano. No, anche a me piace Senti, molto il Moreno, friulano. adesso vediamo per quanto tempo ci terranno, sicuramente fino al 3 maggio. Quindi, se io non ti rompo le scatole, oltre a sentirci il telefono per i cavoli nostri, magari riprogrammo un incontro così. Credo che da tanta gente che ci ha seguito, fra l'altro, veramente ci ha scritto in tantissimi, e io riesco, scusatemi, veramente non riesco a leggervi tutti perché siete così veloci. Salutiamo tutti, ci facciamo una rinpatriata anche Sì, magari. dai, ci risentiamo più avanti, così ti racconterò del nuovo menù del clandestino di quest'anno, dai, che Fantastico. sarà un sushi di vino. Un Dai, sushi di vino. parleremo di questo. Tanta roba. Moreno, grazie mille. Saluta Marielle, salutami tutti i tuoi ragazzi, salutami Senigallia, che è bellissima. Aspetta che Mariella ti saluta, aspetta un attimo. Stata ad ascoltare cosa dicevamo. Mariella. Ciao, caro. Ciao, ciao, Sono Serena, in come disordine, stai? faccio il giardino in questo Sono momento. in Ma che giardino. mito che sei. Che mito, Mariella. Un ricordo anche di te, bellissimo. Quei 4 giorni a Marrakech, poi ci si beccava sempre in giro a destra e a sinistra. Torniamo. Complimenti, Mariella. Torniamo. Un bacio. Un Ciao, super Barry. bacio. Ciao, Stella. Ciao. Ciao, Moreno. A Ciao, ciao a prestissimo. tutti. Ciao.